Radio Cusano TV Italia. Amici di Cusano Italia TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la storia, spasso nel tempo, e oggi andremo particolarmente indietro nel tempo, ricordando proprio che l'anno scorso si sono celebrati 550 anni dalla nascita di un grande nella storia del nostro paese, nella storia del Rinascimento in maniera particolare, Niccolò Machiavelli. Parleremo proprio di Niccolò Machiavelli con l'ausilio naturalmente della regia di Salvatore Strazzanti, ma quello di oggi rispetto alle puntate precedenti di A Spasso nel Tempo, anche avete visto naturalmente la nostra sigla incentrata soprattutto sul XX secolo come personaggi, però appare Rinascimento, ecco che andremo a realizzare una sorta di salotto culturale con due amici che ci parleranno proprio della figura di Niccolò Machiavelli, prendendo spunto da un bellissimo libro del primo ospite che vado a presentare, che abbiamo in collegamento Skype, Marcello Simonetta, storico e scrittore. Benvenuto a Cusano Italia TV. Buonasera. E ricordo anche quello che è il libro, lo presentiamo subito prima di andare a presentare l'altro ospite. Tutti gli uomini di Machiavelli, amici, nemici e un amante. Machiavelli raccontato dai suoi contemporanei. Questo bel libro edito da Rizzoli. Ora invece andiamo a presentare un amico di Cusano Italia TV per quanto riguarda anche quella che è l'Università Niccolò Cusano, nello specifico ricordo anche conduttore del Caffè di Rai 1, uno studioso prestato alla cultura, potremmo definirlo così, visto che poi anche protagonista sulle pagine culturali del Messaggero, il professor Andrea Velardi, docente e giornalista. Benvenuto. Un saluto a tutti. Anzi, è il caso di dire bentornato, perché come ho detto è di casa il professor Velardi. Ma andiamo a parlare di Machiavelli, però prima con l'autore del libro, anche per ovviamente dovere di ospitalità, al di là del fatto che stiamo parlando di quest'opera Tutti gli uomini di Machiavelli. Chiedo subito proprio all'autore, Marcello Simonetta, storico e scrittore, soprattutto storico, come è venuta l'idea, come nasce l'idea di dedicare un libro a Niccolò Machiavelli, ma nello specifico proprio di intitolarlo così, che ricorda poi anche un famoso film, Tutti gli uomini di Machiavelli. È un libro che è nato da una lunga riflessione, una lunga ricerca collegata anche all'edizione nazionale delle lettere di Machiavelli, che sta per uscire, uscirà più tardi quest'anno, e nel raccogliere questi manoscritti che sono lettere appunto di Machiavelli ma anche a Machiavelli, sono saltate fuori tutta una serie di novità di cui parleremo adesso avendo io scritto altri libri sulla storia dei medici, sui rapporti dei medici con Machiavelli, era rimasta un po' fuori l'aspetto diciamo personale, oltre che professionale, della vita e la carriera di Machiavelli. E ho deciso, invece di fare la solita biografia, è stata fatta tante volte, di fare un libro un po' originale in cui sostanzialmente si vede Machiavelli attraverso gli occhi di 23 personaggi, 22 sono uomini, la 23esima è una donna, e tutti quanti hanno avuto rapporti diretti con lui, di amicizia, di inimicizia, di tradimento, di lealtà, nel definire questi rapporti viene fuori un ritratto, diciamo, prismatico, un po' pirandelliano di Machiavelli, secondo me, in un certo senso più vero di quanto non ci possa dire lui stesso o un biografo, diciamo, che fa finta di essere oggettivo. Ecco, io chiedo alla regia perché a volte, non so se è un ritorno audio che mi riguarda,
o è un problema proprio anche per gli amici che ci seguono da casa, lo sento a volte basso il professor Marcello Simonetta. Ho capito bene quello che ha detto, però non la prima parte. Ecco, ripeto, mi auguro che non sia un problema che riguardi il microfono del nostro ospite. Proviamo ad andare intanto dal professor Andrea Velardi e chiedo in questo caso a Velardi di scattarci quella che potremmo definire una fotografia di Niccolò Machiavelli, ecco, da studioso, anche da giornalista, no? Da appassionato di cultura e da storico, se vogliamo, anche professore Machiavelli. E poi vogliamo dire che dal punto di vista anche delle scienze cognitive di cui mi occupo come studioso, Machiavelli è una persona che entra proprio nella mente del principe e cerca di indagare quali sono anche i processi emotivi che a volte condizionano le strategie politiche e anche quell'arte dello Stato, come la chiama lui, no? Quando rivendica di avere un posto dopo che i medici ritornano a Firenze e lui è in esilio perché esilio dalla politica, poi scrive il principe appunto, ma l'amico Vettori, che è ambasciatore a Roma, dice proprio: io sono stato a studio all'arte dello Stato. Questo stare a studio all'arte dello Stato è espressa nel linguaggio, no, rinascimentale, in questa Italia rinascimentale, è anche proprio questo, capire cosa si nasconde nella mente degli attori della politica e anche riuscire a creare un processo, potremmo dire in un gergo moderno, di mentalizzazione, e cioè di calarsi nei panni della mente altrui, di secondo livello, cioè non solo immaginare cosa può esserci in un piano intenzionale, diciamo, primario, ma anche capire che dietro ci può essere l'infingimento, il sotterfugio. Quindi Machiavelli è proprio un grande scienziato, ecco, della empatia e dell'immedesimazione, anche però in quelle pieghe un po' torbide, un po' più riposte, perché capiva che comunque sano realismo ha ispirato la sua scienza dell'arte dello Stato, spesso diciamo machiavellismo per interpretare una sorta di cinismo, ma il mio maestro, che era Gennaro Sasso, grande studioso del pensiero di Machiavelli, ma anche Marcello, da grande storico che ha studiato alla facoltà di filosofia a Roma, lo sa, faceva comprendere come innanzitutto la sua era una scienza, quindi non c'era il machiavellismo come conseguenza, diciamo, appunto come un cinismo, diciamo, di risulta, ma questo era un cinismo legato proprio alla realtà stessa del governo e delle strategie dello Stato, e perché si ha a che fare con tanta menzogna e tanto infingimento. Anche la politica di oggi ce lo insegna, per cui lui ha voluto fare proprio una scienza del principe, e anche, non scordiamolo, mentre faceva una scienza del principe, ha fatto una scienza anche del popolo, perché uno dei punti basilari, mi piace ricordare sempre questa frase del principe, è che un principe che può fare quello che vuole è un pazzo, dice Machiavelli, ma anche un popolo che può fare ciò che vuole non è saggio. Quindi l'arte dello Stato è anche un'arte di autolimitarsi, di condizionarsi in senso positivo per garantire, come vogliamo dire, anche un'intersoggettività comunitaria, che il limite anche dell'arte dello Stato, come dire, favorisce. Questo anche tanti veri e propri filosofi della politica lo hanno, come dire, tematizzato. Penso anche alle diatribe tra stato di natura e stato positivo, Rousseau e Hobbes, eccetera. Ma ecco, volevo ricordare questa grande capacità antesignana di Machiavelli di farsi anche psicologo della mente degli attori dell'arte dello Stato. Credo che sia un problema della cassa in studio che fa le bizze. Io però tra il labiale, interpreto il labiale, in questo caso di Velardi, e altri concetti, riesco a sentire. A volte si alza a mille il volume, a volte sparisce. Io, l'importante, ripeto, appello alla regia che il regista senta quello che dicono i nostri ospiti, affinché possano sentirlo soprattutto gli amici da casa. Io cerco di districarmi in questa situazione. Allora torno da Marcello Simonetta e prendo spunto proprio da quella che è un po' così la recensione, la presentazione del suo libro Tutti gli uomini di Machiavelli,
E le chiedo, manipolatore diabolico Machiavelli o eroe nazionale? Che risponde? Beh, direi tutte e due, nessuno dei due. E mi piace molto la carta da visita, il biglietto da visita che ha presentato il nostro amico Andrea. Ora sì. Io aggiungerei che ecco, questa scienza... Così è perfetto. Questa scienza non è una scienza limpida, non è una scienza cartesiana, è una scienza torbida per l'appunto, che va a cercare le cose recondite. Io penso sempre che ci sono dei capitoli nel Principe che sono spesso poco letti, sono gli ultimi. Capitolo 22 è dedicato ai segretari, alla scelta dei segretari, la parola che oggi è diventata un po', diciamo, di seconda mano, quasi dispregiativa. Invece il segretario è colui che conosce i segreti, appunto, del principe. Machiavelli dice: ci sono tre tipi di cervelli. C'è il cervello eccellentissimo, che capisce tutto, il cervello eccellente, che è un po' meno buono, e poi c'è il cervello inutile. E purtroppo devo dire che la politica in questi ultimi tempi sembra veramente essere caduta in preda ai cervelli inutili. Cosa fa il cervello di un buon principe? Si sceglie qualcuno che è più intelligente di lui, che può anticipare i problemi, le urgenze, le emergenze, lo vediamo adesso in modo tragico, direi. Se invece si circonda di yes men, come sembra appunto il caso per esempio dell'uomo che si trova nella Casa Bianca in questo momento, quando arriva il problema non è in grado di affrontarlo e non a caso Machiavelli nel capitolo 23 appunto, che segue quello sui segretari validi, ci infila un capitolo sugli adulatori. E il messaggio è molto chiaro, tu ti puoi circondare gente che ti osanna, che ti bacia i piedi, ma poi quando appunto la tragedia ti travolge, come appunto la famosa inondazione, tra l'altro l'immagine della fortuna che Machiavelli delinea è anche quella stranamente profetica, perché è un'immagine di climate change, insomma di una inondazione che se si è stati saggi si cerca di contenerla, ma se si è stati appunto imprudenti ti travolge e ti lascia completamente distrutto. Ecco, quindi queste immagini che poi vengono in qualche modo sintetizzate nell'ultimo capitolo, il capitolo esortazione all'unità d'Italia, un capitolo che poi è stato strumentalizzato anche nella storia risorgimentale e poi anche durante il fascismo ed anche dopo. Perché cosa è successo? Che in Italia, l'Italia del Cinquecento era una delle nazioni più ricche, più popolose d'Europa, non aveva però la capacità di unificarsi, e queste divisioni interne, di cui Machiavelli fa un'analisi ovviamente molto perspicace, sono la radice di una servitù che poi si prolunga per diversi secoli. A noi puzza questo barbaro dominio, lo dice, no? Ecco, quindi in questo contesto della mancata libertà d'Italia e della rovina d'Italia, come lui la chiama, un tema che noi riviviamo in forme diverse, ecco, la presenza di personaggi che sono in realtà molto più machiavellici di lui. Machiavelli ha avuto, diciamo, la sfortuna di dare un aggettivo all'italiano col suo nome, ma un aggettivo negativo. Appunto l'uomo calcolatore, ecco, se uno lo va a guardare un po' più da vicino si rende conto che lui stesso era forse uno dei meno machiavellici di quelli che lo circondavano. Il salotto culturale di Cusano Italia TV. Torniamo dal professor Velardi, abbiamo detto che cura le pagine culturali del Messaggero, leggerete, chi legge il Messaggero potrà leggere spesso la firma di Andrea Velardi. Allora chiedo, proprio prendendo spunto da quanto detto da Marcello Simonetta, quanto è attuale oggi, ancora attuale oggi, Machiavelli nella politica italiana? Il suo fine giustifica i mezzi? È attualissimo?
abbiamo detto appunto che non è un fine giustifica i mezzi così cinico, è proprio l'idea che c'è un'arte dei mezzi per raggiungere il fine, appunto in questo scenario torbido, come l'abbiamo definito, che è poi la politica. Beh, lo abbiamo visto anche di recente, proprio in questi anni di governi giallo-verde o giallo-rosso, no? Come all'improvviso le intese saltano perché si inserisce qualcuno che è più machiavellico degli altri e permette, anzi quasi impone, che c'è proprio un'idea anche strana, no? Di poter imporre, come possiamo dire, un flusso, un destino alla politica laddove altri avevano pensato di preordinarla in un altro modo. C'è anche questa imprevedibilità, anche quest'alea, no? Di casualità che bisogna sapere comunque gestire. E per questo Machiavelli poi ricordava Simonetta quanto bisogna poi saper gestire l'arte dello Stato, saper gestire anche i contraccolpi e l'alea della fortuna. È una straordinaria immagine, molto, se vogliamo, antica, è proprio il Machiavelli umanista, secondo me, che la riprende anche da testi classici latini, questa idea quindi, stavamo dicendo, di gestire anche l'alea, ma anche di sapere adattarsi alla realtà. Per questo poi bisogna avere anche questa capacità di essere simulatori e grandi simulatori, dice Machiavelli del Principe. Prima Simonetta ricordava dei consiglieri, quanti leader, ecco, voglio riprendere anche un discorso cognitivo da questo punto di vista, quanti leader muoiono per narcisismo più che per mancanza di potere, quanto il narcisismo logora, perché li rende ottusi, li rende ciechi, e li rende ciechi anche davanti agli adulatori, e incapaci di comprendere che devono farsi consigliare anche da altre persone, soprattutto da quelli che voglio dire, non hanno interessi a creare soltanto cortigianeria attorno a loro. Quindi è molto attuale Machiavelli, perché oggi è molto attuale che molti leader politici muoiono per narcisismo, proprio la malattia più palese. Per questo dico anche, sono da riprendere tutte le metafore che poi sono molto concrete, altro che metafore, del leone, della volpe e del centauro, no? Sì. Quelle in cui il principe deve comunque assumere la virtù del leone, la forza, quella della volpe, l'astuzia, ma anche quella del centauro, che è molto interessante, perché bisogna usare la forza come la userebbe un animale, ma al contempo la ragione come la utilizza l'uomo. Ecco, questo miscelare le virtù dell'essere umano perché possano, come dire, entrare in sinergia poi anche con le trasformazioni della fortuna e adattarsi a una natura umana che è considerata in generale malvagia, secondo me è la grande attualità di Machiavelli. In più volevo riprendere, ne abbiamo discusso anche nell'intervista per il Messaggero, un punto di Marcello Simonetta, cioè quello legato al barbaro dominio. E Machiavelli è stato straordinario, lungimirante, profetico, non solo per l'immagine della fortuna, ma perché intuisce come l'Italia sia, anche forse per la sua storia, ma anche per la sua posizione geografica, una terra di scippo e di conquista da parte degli altri paesi potenti dell'Europa del tempo. Il barbaro dominio fa rima anche con l'intuizione di questa Germania. Nel 1507 incombe la grande minaccia di Massimiliano d'Asburgo, no? Che vuole estendere i domini sulla penisola e vuole farsi incoronare a Roma imperatore del Sacro Romano Impero. Marcello sa bene, potrà dire meglio, come gli amici, appunto. Infatti, ora andiamo agli amici. Vengono, ma quello che fa Machiavelli è intuire che la Germania abbonda di uomini, di ricchezze e di armi, ed è un problema per l'Europa, sia di quel tempo, ma appunto sappiamo come lo sarà poi anche nel nostro. Per cui ci sono anche delle ciclicità storiche che secondo me Machiavelli ha come cristallizzato nella sua esperienza di politico, ma poi anche nella sua visione di lucido osservatore. E allora torniamo da Marcello Simonetta per entrare ancor più nel dettaglio del libro Tutti gli uomini di Machiavelli. Ne faceva riferimento proprio il professor Velardi. Ecco, Simonetta, vogliamo
fare un po' un excursus di amici, nemici, fa riferimento anche a un amante, lei. Certo, allora rapidamente, ecco questa missione tedesca del 1507 è un buon punto di partenza, perché è lì che Francesco Vettori, che è più giovane di Machiavelli, però viene da una famiglia molto Machiavelli, viene preferito, viene spedito appunto presso l'imperatore Massimiliano, e poi viene tra l'altro sulla strada fa una serie di incontri molto boccacceschi che racconta in un libro che si chiama Il viaggio in Alamagna, un libro bellissimo, degno direi della prosa di Machiavelli. Dopodiché Machiavelli viene spedito anche lui, si ritrovano in Germania e da che si guardavano in Cagnesco diventano amici per la pelle sostanzialmente. Io il primo capitolo l'ho chiamato l'amico geniale, con evidente parodia di un famoso titolo, e fra di loro cominciano a capire veramente che hanno la stessa maniera di considerare i problemi. E quando poi negli anni successivi Machiavelli appunto perderà il lavoro di fatto, perché i medici non si fidano di lui, e essendo lui non un rampollo della buona aristocrazia fiorentina è facile toglierlo di mezzo. Nello stesso tempo Vettori sta a Roma in panciolle a fare l'ambasciatore alla corte di un papa che anche lui è fiorentino, cioè Leone X, il primo papa Medici, e in questa situazione Machiavelli cerca di rientrare, diciamo, in Lizza, scrivendo questo libro che è in realtà un dialogo con Vettori. Quindi questa primo capitolo apre un po' questo rapporto che poi continua, perché Vettori è una specie di gatto che cade sempre in piedi, è l'uomo di tutte le stagioni, sopravvive a 5 o 6 cambiamenti di regime a Firenze, a destra o a sinistra, mentre Machiavelli ne basta uno perché si è sostanzialmente fatto fuori per il resto, quasi il resto della sua carriera. C'è poi il fratello di Francesco Vettori, si chiama Paolo, personaggio di cui si sapeva poco, e gli ho dedicato un bel capitolone perché se lo merita. In realtà, mentre Francesco parla parecchio, questo qui fa. Lui è quello che di fatto rimette i Medici al potere nel 1512, ed è quello che poi diventa ammiraglio della flotta pontificia dello stesso Leone X. E questa è una cosa che nessuno sapeva: Machiavelli passa un anno sulle navi a combattere contro i corsari. Quindi c'è una parte, diciamo, che sembra Stevenson nel libro, in cui Machiavelli si mette diciamo, in coda a questa missione per pulire un corsaro turco che è, diciamo, basato in Tunisia, che viene poi sconfitto, e poi cerca di rapire il Papa. Insomma, sono tutte storie non molto note, che mostrano un Machiavelli abbastanza sorprendente. Poi ci sono i vari altri personaggi, Filippo Strozzi, personaggio incredibile, l'uomo più ricco d'Europa, banchiere, donnaiolo, ne combina di tutte, l'ho raccontato in altri miei libri, I Volpi e Leoni, bisogna ricordare che Filippo Strozzi è colui che paga Machiavelli, questo anche non si sapeva. La prima copia del principe viene pagata da Filippo Strozzi, e poi dopo la morte di Machiavelli sarà lo stesso Filippo Strozzi a farsi dedicare sostanzialmente il libro nella prima stampa, l'Editio Princeps del 1532 a Firenze. La cosa interessante di questa edizione è che c'è una dedica dell'editore Antonio Blado, un romano, che dice: tu, caro Filippo, sei principe in tutto salvo che nel titolo, che è il contrario dell'uomo al cui il libro è dedicato, cioè Lorenzo Strozzi Junior. La dedica del principe a questo personaggio, che però ha solo il titolo e non ha veramente le virtù del principe. Virtù, ovviamente, una parola ambigua, come sa Andrea, perché non è una questione di morale. È una questione di efficienza, di abilità, di coraggio. Vorrei anche aggiungere che la famosa battuta da cui siamo partiti, il fine giustifica i mezzi, non è una battuta di Machiavelli, è un motto dei gesuiti, e questa è una, come dire, un'ironia della storia, che è un motto gesuitico, sia
arrivato a definire in modo sintetico e forse un po' appunto erroneo, come dicevamo prima, questo cinismo, non è il cinismo lo scopo di Machiavelli, è piuttosto una comprensione empatica della natura umana, che è una natura un po' fallimentare, che ha tanti limiti, ed è in questo senso che la verità effettuale della cosa e il modo di considerare le realtà politiche non come le vorremmo, questo è quello che tendiamo tutti a fare, proiettiamo i nostri desideri sulla realtà e quindi poi la modifichiamo, ma poi la realtà torna e ci dà un bel pugno in faccia, questo è quello che ci dice sostanzialmente Machiavelli. Ed è un messaggio elementare che però si complica nel momento in cui le passioni umane, si parlava prima del narcisismo, si possono aggiungere tante altre, l'invidia, la concorrenza sleale, ecco, tutte queste passioni sono poi in realtà nel libro rappresentate dai vari personaggi, che sono delle specie di tipi un po' eterni, quindi abbiamo l'amico invidioso che cerca di fargli le scarpe e poi finisce male anche lui, abbiamo il cognato che fa i soldi alle sue spalle, poi cerca di riconquistarlo, e in tutta questa casistica direi abbastanza riconoscibile anche ai nostri tempi, perché è una cosa un po' eterna se volete, c'è poi il gran finale con l'amante. È molto interessante. Chiusura per quanto riguarda il nostro salotto culturale, un minuto col professor Velardi, però veramente un minuto, è giusta la definizione Niccolò Machiavelli un uomo universale? Sì, sì, assolutamente. Beh, abbiamo visto anche da quello che diceva Marcello che poi il vero machiavellico e la grande scoperta di Marcello Simonetta era questo amico Francesco Vettori, che è l'uomo che passa tutte le stagioni, no? I vari regimi fiorentini, che poi fa l'ambasciatore a Roma tranquillo mentre Machiavelli si barcamena anche nelle sue sfortune. Ma prima di arrivare a questo voglio ricordare questo riferimento ai gesuiti. Uno dei motti dei gesuiti è omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere. Appunto questo dissimulare vuol dire che c'è un po' anche un infingimento santo anche nella pratica, diciamo, di governo e degli ordini religiosi e delle anime cristiane, che ha una lunga ascendenza, comincia già un poco con la regola di San Benedetto, che proprio descrive l'abate in questa capacità di discernere, ma anche di vedere e non vedere le cose. Ignazio ne fa un motto, e quindi c'è tanto anche di questo. È vero. Anche in altri tipi di formule gesuitiche, come quella della riserva mentale, per esempio, diciamo che in qualche modo tutto questo poi può raggiungere estremismi che hanno a che fare, ecco, con quello scenario torbido di cui parlavamo, un po' più, ecco, da serie televisiva, da Trono di Spade, va, come qualcuno ha paragonato il precedente libro sui Medici di Marcello invece all'altra serie di House of Cards, mi pare. E volevo dire che il tema quindi delle virtù e dei vizi capitali ritorna in una maniera un po' più laica, ecco, forse un po' più pagana, ma più latina, però fa vedere il peso che hanno le virtù e i vizi. Ritornando a Vettori, è interessante appunto come lui fosse il vero machiavellico e come Machiavelli in qualche modo subisce maggiormente, mi sembra, una maggiore passione per l'arte dello Stato. Cioè è un uomo universale, quindi ha anche l'autenticità, il piglio e la passione dei grandi uomini, non è soltanto uno stratega, un uomo di Stato, è l'umanista che legge e vede nelle pieghe delle cose e che anche, diciamo, si lascia toccare da questa complessità e anche da questo dinamismo furioso della materia politica, e ne rimane vittima, perché facevo notare a Marcello Simonetta, che nell'intervista subito coglie, da grande studioso qual è, internazionale, lo vorrei ricordare, da Roma poi fino a Yale, certamente, e ora torna a raccontarci queste storie così in maniera intrigante, ma con grande capacità filologica. Dietro rimane questa filologia nello sfondo, ma c'è tutta la grande capacità di ritrovare il dato e far emergere, insomma, anche il brivido del dato, vorrei dire, il brivido del dato storico riscoperto.
Dicevo, questa situazione strana di un Machiavelli che prima chiede a Vettori di entrare di nuovo nelle grazie del Papa Leone X, quindi di un Papa Medici, e allora il Papa dice no, ma tu come sei stato precedentemente invece contrario all'interesse della mia famiglia, e allora non lo aiuta. Poi rimane un po' nel radar. Nel 1527 i Medici sono nuovamente cacciati da Firenze. Machiavelli vorrebbe diventare segretario della Repubblica, ma la candidatura stavolta non ha un buon esito perché viene considerato invece colluso con quello che era diventato Papa, cioè Clemente VII. Che poi quindi, insomma, subirà anche il sacco di Roma, peraltro. Clemente VII. Subisce l'alternanza della fortuna e ne rimane quasi più vittima dell'amico Francesco Vettori, probabilmente anche perché è un uomo che mette tutto se stesso al servizio di una causa e quindi poi è chiaro, all'ingenuità altrui può apparire un uomo, diciamo, asservito, mentre invece è un uomo che serve la causa, ma non se ne lascia mai dominare. Ma i grandi uomini, ahimè, pagano un prezzo più alto proprio perché, essendo grandi uomini, alla fine devono fare i conti anche con la mediocrità comunque dei potenti anche che li circondano. E allora grazie al professor Andrea Velardi, che ritroveremo presto qui a Spasso nel Tempo in questo nostro bel salotto culturale, quindi buon proseguimento e a presto, professore. Fabio, volevo aggiungere che chi vuole sapere di più sull'amante di Machiavelli deve leggere il libro di certo, adesso chiaramente anche in chiusura lo ricordiamo nel ringraziarlo ovviamente Marcello Simonetta, eccolo qui, tutti gli uomini di Machiavelli, amici, nemici e un amante, e non vi svegliamo nulla, dovete leggere chiaramente il libro edizione Rizzoli. Grazie anche al professor Marcello Simonetta, che non ama essere chiamato professore ma è autorevole storico e professore. A presto anche a lei. Grazie per la presentazione molto, e anche la pubblicità machiavellica, apprezzo molto. molto machiavellica, devo dire. Grazie a entrambi. Grazie anche a chi ha curato la regia, Salvatore Strazzanti. Giusto il tempo di ricordare, pensatore e letterato, Niccolò Machiavelli, nato a Firenze il 3 maggio del 1469, morto il 21 giugno del 1527. Si faceva riferimento a Clemente VII, abbiamo fatto riferimento anche a quello che poi fu il Sacco di Roma, opera dei Lanzichenecchi. Grazie soprattutto a voi per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV. Radio Cusano TV Italia. Okay.